Sono sempre molto contenta di partecipare alle iniziative della città dove vivo, che purtroppo frequento poco perché lavoro a Palermo. Mi è sembrato bellissimo, devo dire che mi è sembrato bello soprattutto l'entusiasmo dei ragazzi che partecipano e che penso siano così desiderosi, specialmente dopo questi anni di chiusura e di pandemia, di ritornare a partecipare e a lavorare insieme in gruppo. La cosa più interessante mi sembra l'esperienza che esce fuori da tutto questo percorso. Cioè, i ragazzi fanno effettivamente esperienza dell'arte, cioè la percorrono, la rivisitano e in questo modo sono costretti da un lato a studiarla, a documentarsi, e dall'altro possono metterci le mani sopra. E questo sì, crea esperienze, crea percorsi, crea conoscenze sicuramente. L'arte è laboratorio, come dicevo prima, è esperienza, è incontrarsi insieme, fare delle cose insieme che è più della somma delle singole parti. Mentre in questi anni siamo stati costretti a vivere in singole frazioni e in qualche modo a sommarle. Però sì, sicuramente ci ha anche fatto vedere quanto è importante tutto questo per noi e quindi ci ritorniamo con maggiore entusiasmo, con maggiore desiderio. Ai miei colleghi e ai ragazzi posso dire quello che io dico per me stessa, che oltre ad essere insegnante sono anche una produttrice, diciamo, in primo luogo. Lavorare come un giardiniere è una frase che mi piace tantissimo, è una frase di Miró, in realtà, del 59. È proprio così, cioè mettere a vivaio, seminare, annaffiare, potare quando è necessario. E poi a un certo punto i frutti sorgono da soli e crescono.